Voi non immaginate quanto io sia contento di avere sul canale questo tipo di decespugliatore, ma soprattutto di questa azienda. Avevo visto un po' di prodotti della Active quando sono andato un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, a un evento e mi erano piaciuti tantissimo. Prima perché sono completamente italiani e voi sapete che ho un debole per questo tipo di prodotti. E secondo perché sono utensili che utilizziamo, non dico tutti i giorni, ma li utilizziamo spesso. Chi ha un po' di campagna, un po' di giardino lo utilizza sempre. Quindi il decespugliatore è una di quelle macchine che non può mancare. Poi possiamo discutere se vanno meglio quelli a batteria, quelli a scoppio, 2 tempi, 4 tempi, va bene tutto, però il decespugliatore, anche se non lo si fa per lavoro, comunque se si ha un pezzo di terra serve. Active mi aveva sempre impressionato per la potenza specifica dei motori, è sempre riuscita anche negli anni passati ad avere motori estremamente potenti e ci facevo il filo da un bel po', volevo provare un Active. L'occasione mi è stata concessa gentilmente da Bazar Giusto, che me l'ha mandato in test, è soltanto in test, quindi io questo tra pochi giorni dovrò restituirlo, purtroppo, perché ho già capito che le premesse ci sono tutte, perché l'ho esaminato un attimino. Adesso lo vediamo insieme, vi parlo delle particolarità del motore, non scenderò nei dettagli tecnici perché lascerò tutto scritto sul mio blog, farò una esamina della tecnologia Stratocharged, quella che caratterizza questo motore e che dà dei vantaggi enormi rispetto ad altri e rispetto alla serie precedente, e lo vediamo insieme poi sul campo, ma non solo con la sua testina originale. Se mi seguirete vedrete che vi farò alcune sorprese. Ci vediamo dopo la sigla. Bene, rieccoci sul canale. Allora, ST25 è la nuova serie. 25 sta per la cilindrata del motore, questo è il più piccolo della nuova gamma, è un 25cc che però riesce ad erogare un cavallo e 7. Adesso vi snocciolo un po' di dati di targa, ma proprio 2-2, dopodiché lo vediamo nel dettaglio. Motore 2 tempi, tecnologia Stratocharged, ve ne parlo fra un minuto, cilindrata 25.4, potenza 1,7 cavalli, carburatore Valbro WT. Utilizzando un Valbro abbiamo la certezza e la sicurezza di trovare sempre le membrane di ricambio, e questo è molto importante. Accensione elettronica, filtro di aria singolo, frizione da 54 mm, asta da 24 mm, l'asta l'hanno fatta molto piccola nonostante la potenza in gioco, per riuscire a dare leggerezza a tutta la macchina, perché la leggerezza è un altro dei punti di forza di questa macchina. Il modello, così in modalità di lavoro, pesa soltanto 5,3 kg ed è veramente poco. Ora qui siamo sul semi professionale tranquillamente, anche se siamo su una macchina molto piccola come cilindrata, ma il punto di forza di questa è appunto la potenza che riesce a erogare con questo piccolo motore. Vi parlo brevemente della tecnologia Stratocharged, che è quella che ha permesso di diminuire i consumi, aumentare la potenza e diminuire anche le emissioni nocive. Allora, dal momento ci sarebbe molto da dire su questa tecnologia e non mi voglio soffermare con grafici, schemi e quant'altro, perché diventerebbe un video abbastanza palloso. Tutto ciò che riguarda questa tecnologia io la implementerò, la scriverò sul blog, quindi andatevelo a vedere, unorsoincampagna.com. quando uscirà il video ci sarà anche l'articolo pronto. Nel frattempo, e leggo da Wikipedia così non sbaglio, perché l'hanno riassunta nel modo migliore, io non avrei saputo far meglio, quindi ve lo leggo e vi scrivo qui la fonte, io faccio sempre così, eh. Allora, il sistema Stratocharged, che vi ricordo è un po' di anni che c'è, adesso è stata implementata sulle macchine Active ma c'è da un po' di anni, è detto anche super lavaggio, ovvero adotta un doppio sistema di immissione, il quale miscela aria, combustibile e lubrificante che vengono immessi nella parte più bassa del carter pompa, mentre più in alto, vicino alle luci di travaso, si utilizza un'immissione di sola aria che entra in piccola quantità durante la risalita del pistone e rimane intrappolata nei soli travasi, mentre nella parte bassa del carter vi è l'aspirazione nella miscela di combustibile. Questo permette che durante la fase di lavaggio ci sia una minore dispersione di combustibile e un maggior lavaggio del motore, e questo comporta alcuni vantaggi, quali appunto, come vi dicevo prima, minor consumo di carburante circa il 20%, una maggior potenza, un cavallo e 7 su un 25cc, di solito arrivavamo un cavallo e 2, minore emissione di sostanze nocive allo scarico. Ora esaminiamo da vicino la macchina. Abbiamo la candela, abbiamo il carter del filtro dell'aria che io ho già leggermente smontato, eccolo qui, filtro dell'aria a cartuccia,
Vi ricordo che questa si può soffiare leggermente, delicatamente col compressore e ogni tot ore di lavoro va sostituita. Poi abbiamo la levetta dell'aria per l'accensione, la funicella di avvio e la pompetta primer. Questa va utilizzata insomma all'inizio del lavoro quando la macchina è fredda. Rimontiamo il tutto. Il serbatoio contiene 600 cc di benzina. La macchina viene fornita con la doppia impugnatura. Questa, l'ST25, nasce così. Abbiamo i comandi sulla destra con la doppia sicurezza e il tasto di accensione e spegnimento. Abbiamo poi la possibilità di bloccare in posizione di accelerazione il grilletto. Ecco, vedete, si preme, si regola, si chiude e lui lavora accelerato. Guardiamo la testina. La macchina vi arriva con la testina tap and go e della Active. E di quelle testine batti e vai, è la classica testina batti e vai, ce ne sono di varie qualità. Io questa l'ho utilizzata per conto mio per 2-3 anni sull'altro del cespugliatore, poi mi ha cominciato a dar problemi, insomma l'ho tolta e da lì sono partito con l'escalation di testine varie fino ad arrivare poi a utilizzare non più la batti e vai ma la tripletto e poi altre di altre case. Ora come faremo i test? Intanto questo è il suo filo originale, questo è il platino della Active, quindi qui giochiamo in casa, abbiamo tutto Active ed è giusto iniziare i test con tutto ciò che offre la casa di serie. Quindi abbiamo il filo da 3 tondo, la testina Active, la Tap and Go 120 e ovviamente la macchina. Cominciamo i test così. Io ho erba veramente alta e veramente dura, siamo all'inizio di settembre, tenete conto che l'erba è veramente spessa e pesante. Se avete visto il video della durata della batteria del decespugliatore Ego che ho fatto qualche tempo fa, vi sarete resi conto che l'erba che ho tagliato è veramente cattiva, molto coriacea, molto dura, non è più l'erbetta della primavera. In più ieri ha piovuto anche forte, quindi ho il campo abbastanza pesante, ma a noi non ci interessa e noi andiamo avanti lo stesso. Quindi su questo video voi vedrete i test con questa testina qui e questo filo, con la tripletto e filo pentagonale da 4 mm che è una combinazione micidiale e ovviamente proveremo il macinone. Ora io ho lavorato con questo quindi non è proprio bellissimo da vedere, però vi assicuro che ancora fa il suo sporco lavoro. Due parole soltanto sulla sicurezza. Ho visto un po' di video su come lavora questa, ovviamente lavorano tutte nello stesso modo, ma questa spinge particolarmente. È importante coprirsi gli occhi, quindi occhiali, e sopra gli occhiali ci va la maschera. Non risparmiate su una maschera del genere, costa 20 euro. Vi assicuro che fa la differenza. Esistono sia con la rete come questa che con la plastica trasparente. Io preferisco questa perché non si graffia e non si appanna, poi ognuno fa le sue scelte. Comunque io ci tengo sempre a ribadire, quando si taglia l'erba, e oggi taglieremo l'erba in modo abbastanza pesante, non è più erba da giardino, bisogna proteggersi, quindi occhiali, maschera, cuffie se dà fastidio il rumore, ma penso che dopo un po' darà fastidio, io lo uso sempre, guanti, maniche lunghe, pantaloni lunghi se avete i gambali ancora meglio, ma altrimenti i pantaloni lunghi possono bastare, e siamo pronti per andare a lavorare in sicurezza. Lo mettiamo in moto, vediamo come va. Ok, siamo pronti per metterlo in moto. Allora, pulsante su on, questo qua, qualche pompatina sul primer, così riempiamo il carburatore, bastano 5-6 pompate e non di più. Ci spostiamo levetta rossa, chiudiamo l'aria, riportiamo in posizione, il sistema rimane con l'aria tirata fino alla prima accelerata. Siamo pronti? Si è staccata l'aria e lui gira al minimo. Lo facciamo riscaldare piano piano. È molto regolare come minimo, è ben carburato, vabbè il motore è nuovo ovviamente, la macchina ha lavorato solo per qualche test, ha poche ore di lavoro sulle spalle e si vede che è nuova praticamente. Adesso regolo la tracolla e cominciamo a lavorare. Iniziamo con cose semplici. Siamo in un piccolo giardinetto, in una discesa, abbiamo erba mista, abbiamo qualche ailanto che sta venendo su di pochi millimetri e erba che ovviamente non è stata tagliata nelle ultime 4 settimane. Qui però c'è sempre ombra, quindi non è venuta fuori tantissimo. Iniziamo il test e vediamo come va.
Ah, guardate che ero soltanto al minimo, ve lo accelero un attimo al massimo. Non ci ero ancora arrivato, Allora, saranno 30 metri quadri circa, 40 metri, non di più. Fatti in scioltezza, diciamo che non ho mai dovuto accelerare al massimo, ma ne avevo d'avanzo, dico la verità, ero leggermente sopra il minimo e era fin troppo in questo caso perché l'erba era molto tenera e quindi non mi serviva. Ci spostiamo in qualcosa di più serio, dai. Continuiamo sempre con la stessa testina, lo stesso filo, il 3 mm tondo, il platino della Active, con erba. Ecco, cominciamo ad andare un po' sul pesante. Questa è erba brutta. Questa è davvero erba che necessita di una buona potenza e soprattutto di un buon filo. Qui siamo al limite del filo, Allora, vi mostro le condizioni del filo, vedete? Non è né troppo lungo né troppo corto e la fatica inizia a sentirsi. Ho tolto dopo pochi minuti la testina Battivai Active col filo da 3 perché ho visto che cominciava a faticare col tipo di erba che ho in questo momento. Vi ricordo che ieri ha piovuto, è pesante, era dura già prima, è legnosa, quello vedevo che ogni tanto insomma mi dava l'impressione che faticasse. Allora niente, tanto avrei dovuto montarla. Questa è la Tripletto, è una delle testine più vendute di tutti i tempi praticamente, è fatta in alluminio, è leggerissima, ben bilanciata, monta fili da 3-4 mm, singoli o doppi come in questo caso, me lo posso permettere perché ho visto che la potenza della macchina è esagerata, è tantissima, quindi doppi. Se avessi una macchina un pochino meno potente userei il filo singolo, il filo è sempre lo stesso, viene semplicemente, lo faccio vedere, ma se poi volete andatevi a recuperare il video, vedete, viene piegato e infilato qui dentro. È un prodotto brevettato e fatta molto bene, io l'ho usata veramente in modo intensivo, poi ho cambiato altri tipi di testine perché nel frattempo me ne sono arrivate, le ho provate e ho apprezzato anche altro. Insomma, Tripletto, filo in uscita da circa 10-11 cm, può arrivare fino a 13, mi sono tenuto un po' più corto così da avere un po' più di giri sull'erba e adesso andiamo a provarla. Qui ho il cumulo di compost. Allora, dal momento che quando piove tende ovviamente a disperdersi nel terreno, anche se è coperto, vedete ai lati cresce sempre una vegetazione ricchissima perché il compost è molto molto ricco di sostanze nutritive. Allora, adesso tagliamo quest'erba qui. Quest'erba poi ovviamente la darò un po' alle galline, un po' la metterò nel compost. È molto alta, è un'erbaccia brutta, supera tranquillamente il metro, vi faccio vedere, no, rettifico, è circa 1,80 m, 1,90 m, molto spessa, quindi facciamo subito il battesimo del fuoco e vediamo come va.
signori, voi avete capito cos'è che ho tagliato, sì? Qui abbiamo trovato la combinazione ideale per lo sfalcio pesante da sottobosco, praticamente. Dopo di questo ci sono le lame, non c'è più niente, o il macinone, che proveremo tra un po'. Guardate qua, cioè, questo è filo pentagonale da 4 di qualità, messo doppio e non è da tutti gli spugliatori ed è ancora integro a parte le punte, ma ho tagliato qualcosa di stratosferico. Io prima qui ci arrivavo con le lame. Allora guardate cosa ho tagliato prima. Questo ormai è legno, vedete, non è più neanche erba ed è, non ho il calibro con me, un dito. Questo era quello che arrivava a circa 1,80 m, vedete, l'ho tagliato, l'ho strappato, anche questo pochi secondi di contatto, non ha resistito, via. Questo uguale, visto che andava oltre le mie aspettative come potenza e come capacità di taglio, mi sono inoltrato in questa selva oscura, permettetemi la citazione, dove avevo sì delle viti, non mi interessavano, su quali poi ci sono cresciuti i rovi. Ci avviciniamo, ecco, questo è un lavoro da sfalcio pesante e va fatto con un disco, col macinone, proveremo dopo anche. Queste sono piante molto molto dure. Qua ci sono dei rovi, sono piante legnose. Io ho tagliato tutto come fuscelli. L'unico problema che avevo è che ogni tanto mi si attorcigliava nella testina il traliccio e quindi ovviamente poi si fermava e dovevo sbrogliarlo. Ma guardate che lavoro che ho fatto. Guardate qui, molto molto contento. Ecco, diciamo che per un lavoro pesante l'ST25, secondo me, portato al massimo dei giri della potenza, vi ricordo un cavallo E7, è più che sufficiente per fare tutto ciò che deve fare. Qui io veramente avevo una riserva di erba che faceva schifo, senza troppi giri di parole. Qui è dove terminerò dopo. Ora, siccome danno pioggia, mi sbrigo, monto il macinone. Ne approfitto un attimo solo per farvi vedere come funziona lo smontaggio e il montaggio poi in seguito di una testina sull'Active ST25. Qui abbiamo un'asola, un invito, si infila un cacciavite a taglio piccolino finché questo non gira più, si incastra. Chiave a tubo e poi, siccome lavora al contrario, per svitare io devo avvitare. Perfetto. Ovviamente per montare qualunque tipo di testina va fatto il lavoro inverso. Montato il macinone, il mio è la versione reverse, reversibile, può essere montato da una parte o dall'altra perché ha le doppie lame, va bene lo stesso. La cosa importante è montare la protezione per il dado, così che se toccate a terra un sasso o quant'altro, la testa del dado e del bullone in questo caso non si rovinano e non c'è il rischio di spezzarlo. Vedete, la testa del dado in questo caso rimane sotto la superficie della protezione e questa è la cosa importante da utilizzare. Ci sono su Amazon, se non ce l'avete, le comprate. Ci sono kit da 4-5 pezzi, costano 10 euro, ma sono importanti. Detto questo, facciamo l'ultimo test sui rovi. Eccoci qua nel mio roveto. Questi crescono peggio della gramigna, ragazzi. Allora vediamo un po' come va. Quindi macinone, Active ST25, tutto a manetta, un cavallo E7, e vediamo cosa riesce a darmi questa macchina, che al momento devo dire, posso parlarne soltanto bene. Ragazzi, cosa ho provato? Allora, con l'erba ero partito un po' in sordina perché la testina batti e vai, che ha un filo da 3 tondo della Active, il platino, che è un buon filo per fare lavori leggeri, però e fino a un certo punto va bene anche per lo sfalcio, ma io avevo esagerato, ne avevo veramente tanto, quindi sentivo che stava cominciando a faticare e non volevo perdere tempo. Insomma, per tutto ciò che dovete tagliare di erba normale, questa è l'accoppiata vincente per lavori non professionali, nel senso che vi mettete, riempite il rocchetto di filo di qualità, e col filo tondo da 3 fate tutto, anche da 2,7 se volete, fate tutto tranne
tranne quello che dovevo fare io. Allora a quel punto, dismessa questa, ho provato la tripletto. La tripletto sapevo che andava bene, io l'ho usata per anni sull'altro decespugliatore a scoppio. Io avevo un due cavalli che però non ha mai funzionato come doveva e comunque l'ho utilizzata a dovere. In più ho utilizzato fili 10 cm, potevo arrivare a 13, 4 mm pentagonali. Qui le marche vanno bene un pochino tutte, basta che prendete marche note e allora i fili sono veramente buoni. Per usare una testina del genere in questa configurazione, cioè con fili doppi da 4, ci vuole una macchina veramente potente. Vi dicevo, io la mia con due cavalli, quella che ho vecchia, non l'ho mai sfruttata a fondo perché ho sempre avuto problemi di carburazione, e però l'ho utilizzata. Quando vedevo che non andava un granché bene, toglievo un filo e io lavoravo così. E quindi con tre fili io lavoravo. Qua ho potuto sfruttarla al massimo. Più di così non si può fare e ho tagliato tutto. Diciamo che se siete in mezzo al campo con una testina del genere, dei fili del genere e qualche filo di ricambio, io ne ho sempre due o tre dietro, praticamente lavorate finché avete benzina con una macchina del genere. Lei non ha sentito nulla. Lì ho cominciato a prendere coscienza della potenza della macchina. Poi sono arrivato al macinone. Vedete dei danni là, li ho fatti io. Cos'è successo? Sono entrato in un gruppo di rovi, avete visto in che condizioni stavo lavorando. Si è incastrata la testa e tutto il gruppo di taglio. Ho tirato, si è spostato il parasassi e insomma l'ho rovinato. Quindi mi dispiace sia per Active che per Bazar Just, però non ne faccio a meno perché questo veramente toglie parecchi detriti che possono arrivare addosso. Quando si lavora i danni si possono fare, ma non importa, insomma, le cose si cambiano, si aggiustano, si sostituiscono, va bene lo stesso. Con questa io, con questa configurazione, ho tagliato di tutto. Io non ero mai arrivato così a fondo nel tagliare i rovi, neanche col mio decespugliatore dei due cavalli. Questa non ha sentito niente, ero a manetta, di più non mi poteva dare la macchina. Stiamo parlando di un 25 cc di cilindrata, eh? Ora vediamo qualche altro pregio e poi vediamo forse gli unici due difetti che ho trovato. Allora, i pregi: 5,3 kg. Lo può utilizzare praticamente chiunque, perché con 5 kg addosso, con una buona tracolla, io avevo una tracolla quella sua originale, ma si può prendere anche quella a zainetto per agevolare il peso, va benissimo, ma già la sua originale basta e avanza. Impugnatura doppia, è la prima volta che la provo, mi sono trovato benissimo, non bene, benissimo, è bilanciata, io stavo dritto con la schiena, la macchina andava dove volevo io, precisione, potenza, mi sono trovato veramente bene, nulla da dire. Ovviamente con la testina da taglio, perché quella cosa metti taglia tutto. Il motore l'ho trovato molto regolare, molto potente, canta come un usignolo. Per chi come me ha la passione dei motori in generale, sentir cantare così un 25 cc è qualcosa di meraviglioso. Si è sempre ripreso bene, carburato benissimo, è nuovo ovviamente. Io vorrei fare lo stesso test con una macchina di 2-3 anni per vedere come gira. Questo è nuovo, quando sono nuovi vanno bene praticamente tutti, e questo bisogna dirlo. Ma mi è piaciuto davvero tanto. Tenete conto che quando io ho preso il mio 25 cc al brico 8 anni fa, pesava più o meno così, forse qualcosina in più, una vecchia serie, andava alla metà di questo, aveva 0,8-0,9 cavalli. Quindi vi posso dire esattamente che la differenza tra un motore e l'altro si vede, qua c'è una qualità che è esagerata. Non vibra, mi sono trovato bene, non dà vibrazioni durante il funzionamento, solo con la tripletto in alcuni momenti, ma lì ovviamente stavo lavorando in un sottobosco che faceva pena e quindi qualche vibrazione mi riportava, ma generalmente con un filo da 3 non si sente assolutamente nulla. Ora i due lati negativi. Allora, costo: questa macchina costa circa 400 euro. Voi mi direte, per un 25 cc è veramente tanto. Sì, è vero, è sopra la media, però, cioè, più che la cilindrata, secondo me dobbiamo vedere la potenza in gioco. Un cavallo è 7. Si può anche non utilizzare sempre a manetta. Avete visto, io la prima parte del test l'ho fatta non a manetta, non mi serviva, e quindi ho utilizzato quello che mi serviva come potenza. Quando serve schiacci e lui va. Sono tanti 400 euro, però secondo me, visto che pesa poco e visto che ha tutta questa riserva di potenza, potrebbe anche starci. Tra l'altro ricordiamoci, è un prodotto italiano, è 100% made in Italy. Costano di più i made in Italy rispetto ai made in China, questo lo sappiamo benissimo, però a quel punto uno decide cosa vuole fare, cosa vuole investire e cosa vuole avere tra le mani. Il secondo e ultimo difetto è che non è mio. Ecco qua, non è mio, devo restituirlo. Se dovessi acquistare un nuovo decespugliatore a scoppio, perché ne ho bisogno, nel senso che io ho capito la potenzialità del decespugliatore a batteria, degli utensili a batteria, ne sono convintissimo, quello è il futuro, però certe cose non le posso fare. Il macinone lì non lo posso mettere, neanche la tripletto,
non posso cambiare testina, quindi per alcuni lavori io comunque ho bisogno del decespugliatore a scoppa. Ora, siccome il mio sta tirando le cuoie e ho capito la differenza che c'è con uno che funziona bene e che ha una potenza simile a quello che avevo io, ma il mio è un 42 cc e pesa molto molto di più, arriviamo a 8 kg se non sbaglio, ecco che questo potrebbe essere il mio prossimo acquisto, magari il prossimo anno, vediamo un attimino. Comunque, se dovessi acquistare un decespugliatore, su questo ci farei sicuramente un pensiero, perché, come dicevo, pesa poco, consuma poco, è regolare nel funzionamento e nel mio campo posso fare tutto ciò che mi serve, basta cambiare la testina lì. E adesso devo cambiare anche il parasassi. Bene, ringrazio Bazar Giusto, me l'ha inviato in test, ringrazio Active, e ringrazio voi che avete visto tutto questo video, è stato abbastanza lungo. Se vi interessano altri test con altri cespugliatori di questa classe, di questa categoria, ditemelo, perché potrei avere sul canale il Brutale, che è il mio sogno nel cassetto, è un animale quello. Potrei avere cilindrate intermedie, quindi fatemi sapere un po' che tipo di test vi interessa, cosa volete che io provi, e nel limite del possibile io vi accontento, insomma, e faccio esperienza anche per me. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, condividete tanto perché abbiamo bisogno di crescere come community. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.